Non dovete perdervela. Alle ore 21 dovete essere in... perché c'è una ragazza, giovane lei, non vecchia come voi, c'è una ragazza di 32 anni che è una scrittrice, e parla, una scrittrice vegana, dove presenta, io non sono vegano e non, diciamo, non è che ho particolare, come dire, credo che ci siano questioni etiche, che ci siano questioni di diversa natura, però è un tema che lei affronta in modo interessante. È una ragazza che è intelligente, io l'ho trovata intelligente, piacevole, ha una sua... Tra l'altro, non so se c'è la... mi sembra che sia di Lecce anche lei, quindi non so se c'è Sissi, se Sissi è presente, non lo so. Mi sembra sia di Lecce anche questa ragazza, comunque della Puglia, e quindi non mancate, perché è veramente, veramente interessante. È veramente interessante, è veramente interessante, e quindi seguitela. Ah, Fabi Nunzio, sono pugliese. Sì, Fabi Nunzio è pugliese, anche Sissi è pugliese, e questa ragazza invece è anche pugliese, quindi... però ascoltatela, perché è interessante, ragazzi, quindi vi aspetto alle 21, alle 21. E poi ci sarà anche un'oretta di musica dopo, dalle 22, per capire, diciamo, per di rilassamento. Quindi vi aspetto, e invece partiamo, e allora cerchiamo di capire un attimino quali sono le cose che bisogna fare fondamentalmente per coinvolgere, per far sì che una persona abbia un pentimento, quindi che magari ha preso una decisione di allontanarsi. Salutiamo anche Isabel e Grande. Ecco, tra l'altro, adesso che vedo anche Isabel e Grande, Isabel e Grande mi ha fatto un'intervista, quindi farò una rubrica, perché Isabel e Grande, che poi si chiama Paola, è comunque una giornalista di Telecolor, quindi la nostra Isabel, alias Paola, è una giornalista di Telecolor. Telecolor è un emittente che è nel nord Italia, ma mi hanno detto che si vede anche al sud, non lo so, e quindi nuova rubrica di Telecolor, appunto, sull'ingegneria della seduzione. Quindi stiamo registrando, insomma, delle puntate, per cui... adesso non so ancora la data, ma potrete vedermi anche su Telecolor. Potrete vedermi anche su Telecolor. Abbiamo Barbie Mama, facciamo vedere il bicipite a Barbie Mama, che è contenta, è arrivata adesso. Quindi Telecolor è un emittente dell'Emilia, e quindi ci vedremo su Telecolor. In streaming ovunque. Bene, bene. Quindi comunque dai. Allora, non vedo Telecolor, mannaggia, vabbè, comunque sarà in streaming, credo, da qualche parte, quindi anche Lombardia, prende comunque, Lombardia, Emilia, dicono anche a Savona, non lo so, in Africa non si vede, non sappiamo, però dai, comunque, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Lombardia, ma si vede anche sul sito diretta streaming. Bene, bene, quindi interessante. Sul canale 17 in Lombardia. Bene, comunque dai. Allora, quindi vediamo un attimino come farlo tornare con la coda in mezzo alle gambe, che è un qualcosa di interessante, un qualcosa di importante. Cercare di capire come, diciamo, coinvolgere da questo punto di vista. Allora, intanto dobbiamo tenere presente alcuni punti fondamentali. Perché ringraziamo la nostra Barbie Mama, chi vuole fare una donazione può farla. Com'è che una persona se n'è andata? Com'è che una donna ti ha lasciato? Com'è che un uomo ti ha lasciato? Allora, il motivo di fondo quando una persona ti lascia è che tu, che ti piaccia o che non ti piaccia, non sei stato in grado di agganciarlo. Non sei stato in grado di stimolarlo, non sei stato in grado di coinvolgerlo. Dobbiamo assumerci la responsabilità, perché soltanto assumendoci la responsabilità noi possiamo in qualche modo porre rimedio a quello che facciamo.
L'innamoramento non è un qualcosa che avviene per fatti magici, l'innamoramento avviene, diciamo, non dico su basi scientifiche, però avviene comunque su delle basi legate alle emozioni, su delle basi legate al vissuto di una persona. Quindi ci sono persone che restano particolarmente affascinate da certi comportamenti. Quindi, una cosa che però dico è questa: ci sono molte. Ecco, salutiamo Sissi. Ecco, adesso che vedo Sissi, ricordo che questa sera alle 21 ci sarà l'intervista di Sara, che credo sia proprio di Lecce. Mi sembra di aver capito che sia di Lecce. Quindi, non perdetevela al 21 perché è un'intervista molto interessante di questa ragazza che è una scrittrice vegana e ci presenterà un po' il veganesimo. E anche altre cose comunque, ma riprende e deve essere una ragazza di Lecce, però molto più giovane di Sissi, perché questa ragazza ha 32 anni, mentre Sissi ne ha over 72. Comunque, dai, adesso andiamo avanti perché sennò stiamo perdendo tempo e quindi parlo di cose che poi alla fine non c'entrano tanto, mentre saluto anche Betty Cottici. Allora, veniamo all'innamoramento. Perché ci innamoriamo? E perché non ci innamoriamo? Ognuno di noi, diciamo, ha un imprinting interno. Ha un imprinting interno. Che cos'è l'imprinting? È l'impronta, imprinting deriva da impronta, di tutte quelle che sono state le emozioni che noi abbiamo vissuto negli anni. Queste emozioni tendono a rimanere compresse, perché noi abbiamo dei meccanismi di difesa, in quanto la parte emotiva fondamentalmente delle persone può generare uno tsunami dentro di noi, no? Pensate alle paure, alle grandi paure, ma il meccanismo di difesa cerca di difenderci. Pensate ad esempio ai grandi spaventi, le persone addirittura possono svenire. Noi abbiamo dei meccanismi automatici che tentano in qualche modo di preservarci, no? E allora cosa succede? Succede che quando viviamo una paura forte, ad esempio la paura di essere abbandonati, la paura di essere rifiutati, la paura di essere giudicati negativamente, e non affrontiamo questa cosa, sia perché magari siamo piccoli, sia perché magari non ci va di affrontarla. Ad esempio, le sofferenze che si vivono durante i primi amori, no? Quando chi di voi non ha mai sofferto per amore, alzi la mano. Ecco, voglio fare questo sondaggio. Se c'è qualcuno di voi che non ha mai sofferto per amore, lo dica qui subito. Chi di voi non ha mai sofferto per amore? Alzi la mano. Alzi la mano, salutiamo anche Jessica, nel senso che lo dica, lo renda palese. Normalmente tutti hanno sofferto per amore. Ora, queste sofferenze vissute per amore, queste salutiamo anche Pippoli, che è stato bendato tutto il tempo. Pippoli, diciamo, è stato, come dire, tenuto bendato dalla nostra mistress Sissi, che l'ha legato e l'ha bendato e si è riuscita a liberare solo oggi, e da stamattina è stato tutto il giorno bendato. Allora, quindi, tutti noi abbiamo vissuto delle sofferenze per amore, io in primis. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che queste sofferenze che abbiamo vissuto, questi imprinting che abbiamo vissuto, condizionano ancora oggi la nostra vita. E ancora oggi ci impedisce di essere infelici in amore. E l'imprinting è un po' come la partita del cuore, no? Noi siamo stati sconfitti in una partita importante, allora dobbiamo avere una revanche. Quindi ogni volta che qualcuno, o perché, diciamo, come possiamo dire, lo ha studiato, o perché lo fa inconsapevolmente, mette in atto dei comportamenti, mette in atto delle azioni, mette in atto dei comportamenti, un linguaggio non verbale che ci fa rivivere lo stesso tipo di sofferenza che abbiamo vissuto a suo tempo, che abbiamo vissuto a suo tempo, noi in qualche modo ci coinvolgiamo. Questo si chiama innamoramento, non si chiama amore. L'amore è un qualcosa di diverso. E l'amore sarebbe la sublimazione di tutto questo. Comunque, fatto sta che noi ci coinvolgiamo. E una volta che ci siamo coinvolti, una volta che ci siamo coinvolti, avremo veramente difficoltà, avremo veramente difficoltà a, come dire, a poter superare
questa situazione. Noi ci innamoreremo proprio della persona sbagliata, ci innamoreremo proprio della persona che non ci darà nulla. Questo dobbiamo tenerlo presente, un punto importante, un punto fondamentale. Andremo proprio a coinvolgerci con persone veramente sbagliate, non sapremo liberarci. E cosa succederà? Che quindi metteremo in atto noi dei comportamenti sbagliati, saremo troppo gratificanti con queste persone, perché quando qualcuno amplifica i nostri turbamenti, amplifica le nostre emozioni, noi ci sentiamo succubi di questa persona, ci sentiamo vinculati e non sappiamo più come fare, e quindi iniziamo a gratificare, iniziamo a comportarci fin troppo bene, iniziamo a fare delle cose che non ci portano nulla di buono. Ora, invece, dobbiamo comprendere quali sono le chiavi psicologiche, diciamo, maschili e le chiavi psicologiche femminili. In questo caso farò prevalentemente riferimento alle donne, ma mutatis mutandis vale anche per gli uomini. Le differenze tra uomini e donne sono spesso fonte di malintesi, diciamo, nella comunicazione tra i due sessi, perché le donne, da un punto di vista sentimentale affettivo, tendono a essere più emotive. Le donne tendono a esprimere i loro sentimenti in modo più plateale. Gli uomini vivono lo stesso le emozioni, ma le mascherano meglio. Le mascherano meglio dietro una parvenza di razionalità, una parvenza di pragmaticità. Quindi comprendere queste differenze è molto importante, perché possiamo comunicare nel modo giusto. Gli uomini, ad esempio, dal punto di vista degli stimoli, tendono a essere più visivi rispetto alle donne e vengono stimolati da ciò che vedono. Quindi, ad esempio, una caratteristica è che gli uomini sono attratti da donne dall'aspetto curato, ma non è soltanto l'essere curata esteticamente come donna. Gli uomini sono anche attratti da donne che hanno sviluppato una sicurezza in se stesse. Se tu vuoi attrarre, perché l'attrazione è sempre il punto, il nucleo fondamentale, no? Cioè, se noi vogliamo conquistare una persona, in qualche modo dobbiamo in prima istanza attrarla, dobbiamo in prima istanza manifestare, degli atteggiamenti che siano attraenti verso la controparte, perché altrimenti non otteniamo nessun risultato. Le donne utilizzano più frequentemente, diciamo, il linguaggio non verbale per comunicare con gli uomini. Le donne, ad esempio, tendono ad utilizzare, salutiamo anche Lucia, le donne tendono ad utilizzare degli atteggiamenti, diciamo, aperti, utilizzano dei gesti, tentano di sorridere, sono più un libro aperto, tendono a comunicare con la testa. Quando sono coinvolte tendono a entrare in contatto con un uomo, per cui tendenzialmente le donne possono soffrire di più normalmente nelle relazioni sentimentali affettive. Questo è importante. Ovviamente poi c'è da tenere presente questo, che ci sono anche degli spazi diversi. Le donne, proprio per il discorso della maternità, tendono a cercare di più i rapporti simbiotici, mentre il maschio, l'uomo, cerca, diciamo, rapporti che sono più distanti, meno simbiotici. Tra l'altro, gli uomini, soprattutto quelli che hanno vissuto un tradimento da parte del padre, vi dirò, ci sono tanti uomini che hanno vissuto un tradimento da parte del padre, ci sono tanti uomini che hanno vissuto un tradimento da parte del padre, sono competitivi, sono più competitivi delle donne con gli uomini. Quindi qua, care donne, avete un'arma micidiale voi per poter far innamorare gli uomini, che spesso non sfruttate, metteteli in competizione. Cioè, ad esempio, dovreste seguire il mio seminario su questo canale e fare l'abbonamento base, perché vi ricordo che con l'abbonamento base, salutiamo anche Pink, con l'abbonamento base vi ricordo che potrete seguire il mio seminario, che è lunedì e giovedì questa settimana, in via del tutto eccezionale l'ho anticipato al mercoledì, ma poi riprende il lunedì e giovedì, quindi
fate l'abbonamento base, provate con un abbonamento, potete seguire 8 seminari, quindi per un intero mese, quindi vale la pena provare. Comunque, avete una possibilità, quindi, di capire chi avete davanti, perché gli uomini hanno esigenze diverse, ad esempio in termini di interazione sociale. Le donne sono generalmente più interessate a discutere dei propri sentimenti, delle proprie esperienze personali ed è per questo motivo che le donne spesso soffrono di più per amore, non tanto per altri motivi. Questo, ragazzi e ragazze, cioè ragazzi e ragazze, vecchi e vecchie, è il motivo per cui le donne spesso soffrono di più per amore. Soffrono di più per amore non tanto perché gli uomini intrinsecamente non soffrono, ma proprio per il fatto che gli uomini hanno esigenze diverse in termini di comunicazione e di interazione sociale in amore. Sul tema anche Pamela. Cosa vuol dire questo? Che le donne, ad esempio, sono più interessate a discutere dei sentimenti, delle proprie esperienze personali. Infatti, adesso non so se c'è qualche psicologo qua o qualche psicologa che mi segue in chat. Una volta c'erano degli psicologi, io credo che siano molti di più le clienti donne o le pazienti donne, adesso non so come, che vanno dallo psicologo rispetto agli uomini, proprio per il fatto che hanno più tendenza a discutere dei sentimenti e quindi si infertizzano perché hanno, diciamo, spesso l'uomo diventa uno specchio. E quindi loro tirano fuori tutte le emozioni e tendono a innamorarsi, tendono a coinvolgersi, ma non sarà la sfera logico-razionale, ma sarà la parte emotiva. In più c'è un altro fattore fondamentale, che siccome le donne spesso in termini assoluti, diciamo, tendono a essere più emotive rispetto agli uomini, cosa succede? Che quando la parte emotiva va a comprimere la parte logica, è come se ci fosse un, diciamo, potrei fare un disegnino, no? Vabbè, una volta facevi disegnini, però è come se ci fosse una parte emotiva e una parte logica, no? Dove qua abbiamo la metà e qua abbiamo, ad esempio, logica e qua abbiamo emozioni, qua 0, mettiamo 100 e qua 50, no? Mettiamo, no? Quindi come se fosse una roba di questo genere, no? E ovviamente spesso succede che la parte emotiva tende a diventare prevaricante, mettiamo qua diventa 30, no? Tende a diventare prevaricante sulla parte logica, quindi la parte emotiva supera il 50% di controllo dei comportamenti della persona. E allora cosa succede? E questo nelle donne succede più spesso, che le donne perdono il potere decisionale, quindi si innamorano proprio dell'uomo sbagliato. Dell'uomo che sa amplificare loro queste emozioni, perché è una loro caratteristica naturale, no? Mentre gli uomini anche si innamorano, succede anche agli uomini, ma gli uomini sono più portati proprio probabilmente per un motivo, diciamo, eziologico, cioè possiamo dire proprio magari per un motivo legato alla, come possiamo dire, alla filogenesi, no, dello sviluppo dell'essere umano, perché voi sapete che diciamo, noi abbiamo un'ontogenesi e una filogenesi. L'ontogenesi è lo sviluppo personale, la filogenesi è lo sviluppo della, diciamo, collettivo, no, dall'ominizzazione in avanti. E quindi le donne nella filogenesi dello sviluppo dell'essere umano, le donne hanno dato prevalenza alla parte emotiva, io credo legato soprattutto alla maternità, perché le donne, diciamo, le donne possono diventare madri e quindi hanno bisogno di vivere un rapporto empatico fondamentale hanno bisogno di vivere un rapporto empatico fondamentale con il figlio, con il bambino, no? Con il nascituro. Comunque, detto questo, che succede? Che le donne spesso tendono a soffrire di più per amore degli uomini. Le donne tendono a soffrire di più per amore rispetto agli uomini. Non è che gli uomini non soffrono, ma le donne, secondo me, hanno questa tendenza. Ma ripeto, è soltanto un aspetto comunicativo, niente di più. Perché
perché anche gli uomini devono riflettere dei loro sentimenti, ma li affrontano un po' in modo diverso. Detto questo cosa significa? Significa che spesso gli uomini cercano donne diverse rispetto, cercano donne indipendenti, sicure di sé, con una vita propria, con interessi personali, con capacità decisionali autonomi. Ciò non significa che un uomo non desidera essere coinvolto nella vita del partner, ma piuttosto che apprezza autonomia e fiducia in se stesse. Faccio un esempio pratico, così lo capite anche voi. Se un uomo si relaziona con una donna, per dire, separata, che ha già dei figli, all'uomo normalmente non gliene frega un cazzo dei figli della donna. Cioè non vuole avere rapporti con i figli della donna, normalmente, eh? Cioè non per manche che non ce l'ha con i figli, ma è indifferente, non gli interessa. I figli della donna, che questa donna ha da un precedente relazione, eccetera, se deve spupazzare lei. Al nuovo compagno normalmente non gliene frega una beata minchia dei figli, diciamo, della nuova compagna, fondamentalmente. E quindi se ne disinteressa totalmente, non gli interessa niente, non mette becco, non gliene frega un cavolo, non gli interessa niente. Mentre invece per una donna è diverso. Una donna, proprio per la questione della maternità, se un uomo ha dei figli, magari potrebbe interessarsi di più. Questo in linea di principio, eh. In linea di principio, non è che un pessimo uomo, non è né un pessimo uomo né una pessima donna, è proprio un qualcosa che, come dire, è un qualcosa di più logico, più razionale, no? Lui deve dire ai figli ci penserà il padre naturale. No, non è il pacco unico, perché questi figli ce l'hanno un padre o dovrebbero avercelo, insomma, non è che sono nati per opera dello Spirito Santo, non è che i figli sono nati per opera dello Spirito Santo. Poi ci sono anche molte altre donne, no? Io non ci penso proprio, dice Pink, a occuparmi dei figli di un altro uomo, giustamente, no? Però diciamo che in linea di principio, queste cose sono cose generali, in linea di principio se ne occupa, in linea di principio se ne occupa, diciamo, sì, certo, Miriam, con piacere, con piacere. In linea di principio, ho capito, sapeva che aveva dei figli, ma i figli hanno un padre, avranno un padre i figli, no? Non è che, e comunque non è che ti compri il pacchetto completo, diciamo, no? Comunque, questo è quello che succede statisticamente. Questo è quello che succede statisticamente, non è un. Dipende dalle persone. Io sto parlando di statistica. Poi c'è anche quello che adotta i figli, non lo so, può succedere di tutto fondamentalmente, ma questo è quello che succede statisticamente, no? Io sto portando, diciamo, dei fenomeni che accadono, no? Dei fenomeni naturali. Dei fenomeni che accadono naturalmente. Io personalmente, diciamo che non vorrei occuparmi, farmi carico di problemi col quale io non c'entro nulla fondamentalmente, ma questo è un altro discorso. Comunque, il fatto, questo, detto questo, cosa significa questo? Significa che, diciamo, la donna è comunque in generale più sensibile alle emozioni, quindi tende a soffrire di più per un motivo emozionale fondamentalmente. Tende a Salutiamo la nostra Grinettina, Green Apple. Ma l'argomento non è delicato, io ragiono in modo pragmatico. Se non sono figli miei, non me ne devo occupare né del bene né del male, cioè, nel senso che se uno non vuole mettere al mondo dei figli, probabilmente lo fa perché non vuole avere, diciamo, non vuole, per motivi suoi. Se non mette al mondo figli suoi, ma perché dovrebbe farsi carico dei problemi dei figli di un'altra persona, no? Non avrebbe assolutamente senso. Non avrebbe assolutamente senso. Ma il fatto che non si affeziona non significa niente, non vuol dire che non si affeziona, vuol dire che non la pigli in considerazione. Ma io sto parlando di farsi carico dei problemi di un'altra persona, il che non significa non affezionarsi, bisogna non farsi carico dei problemi. Questo credo che sia un punto fondamentale, no? Poi ognuno è libero di interpretare a suo modo tutto quello che vuole, ma questo è un altro discorso, no? È un altro discorso
da pensare, ognuno può vedere le cose come crede fondamentalmente. Ma questo per dire cosa? Se tu vuoi sedurre, se tu vuoi conquistare un uomo, se tu vuoi far innamorare un uomo, far innamorare una donna, devi anche imparare ad agire da un punto di vista emozionale. Gli uomini normalmente cercano una donna che sia attenta, che sia sensibile, che sia in grado di comunicare efficacemente, che sia fondamentalmente una donna di qualità. E quindi una donna di qualità deve essere una donna in grado di risolversi le proprie questioni, perché normalmente un uomo di qualità non cerca una donna che si aggrappa a lui come fonte, diciamo, come fonte di salvezza fondamentalmente. Questo credo che sia un punto importante, un punto fondamentale, no? Anche perché, tornando al discorso dei figli, i figli hanno sicuramente un padre, quindi è il padre naturale che si deve occupare dei figli che ha messo al mondo. Questo credo che sia un po' il concetto fondamentale. Beh, no, i figli non sono un problema, non sono un problema, diciamo. Sicuramente non sono un problema fin tanto che non diventano un problema, perché potrebbero essere un po', cioè normalmente non sono un problema, però ci sono dei ragazzi che possono generare dei problemi, insomma, comunque questo è un altro discorso. Comunque gli uomini di valore desiderano comunque una donna che sia fondamentalmente autonoma, non una donna bisognosa. Quindi la prima cosa che devi fare, se vuoi che lui torni e se vuoi che lui si innamori, devi tu diventare una donna. Devi diventare una donna di valore, una donna che sa prendere in mano la sua vita, una donna che sa gestire la sua comunicazione, una donna che sa anche avere una comprensione, diciamo, di quelle che sono le chiavi di lettura di un uomo e delle sue intenzioni, per non sbagliare, perché sbagliare è un per non sbagliare l'interpretazione, perché diciamoci la verità, ci sono alcune cose che sono fondamentali da prendere in considerazione. Ci sono alcune cose che sono fondamentali. Se tu capisci a livello logico e razionale, questo è il vero problema delle donne, che quell'uomo lì sarebbe un uomo sbagliato per te, un uomo sbagliato per te, e se tu capisci, devi mollare la presa. Non devi trattenere la presa, devi assolutamente mollare la presa. È il primo punto fondamentale. Ci segnali non verbali che io spiego nei canali, come ad esempio le espressioni facciali, i gesti, la postura, il tono della voce, sono spesso più rivelatori delle parole utilizzate in una conversazione. Se tu non sai interpretare al meglio questi segnali, se tu non sei attenta a considerare l'intero contesto, beh, non riuscirai mai a capire, ad esempio, se un uomo è coinvolto con te, che cosa vuole da te e come devi comportarti per farli innamorare. Quindi, lui si allontanerà nel momento in cui tu riesci a interpretare, diciamo, la chiave di volta. Allora, interpretare la chiave di volta, allora non riuscirai a ottenere nessun risultato. Quindi, considera questo un punto fondamentale. Ma volevo rispondere a Barbie Mama. Beh, sì, certo, io penso questo, no? Che però, io parlo del mio caso personale, ad esempio. Io ho deciso di non avere figli perché non mi andava di avere figli, però la mia scelta personale potrebbe essere una scelta condivisa o non condivisa. Ogni tanto voglio condividere qualcosa con voi. Quindi, per mia scelta personale ho deciso di non avere figli e quindi non vorrei mai la responsabilità di un figlio di un'altra persona, fondamentalmente. Che nulla contro se una donna ha altri figli, per carità, ma personalmente non vorrei mai occuparmi, cioè fare il padre di un figlio che non ho messo al mondo, se no avrei provato a mettere al mondo un figlio mio e me lo sarei, diciamo, e mi sarei assunto le responsabilità. Quindi non è che non mi sarei assunto le responsabilità, ma mai e poi mai mi andrebbe di assumermi le responsabilità di figli di altre persone, fondamentalmente. Questa è la mia cosa personale, no? Ma nulla contro con chi lo fa, ovviamente.
Questo è un punto fondamentale per me. Poi, ripeto, è una scelta, insomma. Allora, quindi dobbiamo tenere presente, quindi dobbiamo tenere, beh, sì, i figli sono di chi cresce, ma appunto, se io avessi voluto crescere dei figli, mi sarei cresciuti i figli miei, tu, il problema è quello. Se avessi voluto dei figli, l'avrei fatti e mi sarei cresciuti i figli miei. Perché dovrei andare a crescere i figli di un altro? È questo che non capisco. Cioè, il mio concetto è questo. Se io avessi voluto dei figli, crescere dei figli, mi sarei cresciuti i figli miei. Proprio perché, no, per miei motivi, non avevo voglia di dedicare del tempo a crescere dei figli miei, perché mai dovrei crescere dei figli di un'altra persona? Non vedo il motivo, cioè. Anche perché, siccome i figli che saranno nati diciamo, i figli che saranno nati avranno un genitore, sarà il genitore naturale, no? Sarà il genitore naturale. Ma io posso prendermene anche una con figli, non è il problema che abbia figli o no, Pippoli. È che io, se una avesse dei figli, non vorrei fare il padre ai suoi figli, che il padre sarà il padre naturale. Questo è il punto fondamentale, no? Il padre sarà il padre naturale. Che è quello che deve assumersi la responsabilità. Se il padre naturale non si assume la responsabilità, ciccia, non è colpa mia. Ma questo è un discorso mio personale, poi ognuno fa quello che vuole. Però questo non c'entra assolutamente questo concetto, e non credo che questa sia una legge fondamentalmente, è semplicemente una mia opinione personale, no? È semplicemente una mia opinione personale. Comunque, bisogna quindi, una donna deve imparare, secondo me, se vuole fare tornare un uomo, se vuole fare tornare un uomo, e diciamo se vuole coinvolgere un uomo, deve imparare a riconoscere tante cose, deve imparare, ad esempio, a valutare la coerenza tra i segnali verbali e i segnali non verbali. Allora, nel momento in cui impara a fare tutto questo, avrà la possibilità. Avrà la possibilità di fare che cosa? Avrà la possibilità di farlo tornare più innamorato di prima, perché avrà le leve per coinvolgerlo, avrà le leve per, diciamo, amplificare i turbamenti. E questo è il punto fondamentale. L'importante è che si presenti, diciamo, come una donna, si presenti come una donna, di valore, come una donna di qualità. Come una donna che sa leggere la comunicazione in lettura, cioè sa leggere la comunicazione degli altri e sa mettere in atto una comunicazione degli altri. Quindi bisogna essere consapevoli fondamentalmente di quello che succede. Questo è un punto fondamentale, no? Bisogna evitare malintesi, perché altrimenti prendi lucciole per lanterne. Il vero problema delle donne che soffrono per amore è perché prendono lucciole per lanterne. Cioè si innamorano su basi emozionali, si innamorano su basi emozionali. Questo è un punto fondamentale, si innamorano su basi emozionali. Questo è il primo punto, il punto fondamentale. Ma non è vero, allora, visto che c'è questa discussione, ma non è vero che se stai con una donna devi prendere. Ma non è vero, ma che c'entra se una donna, se un uomo prende te, deve prendere anche tua figlia? Ma che c'entra questo? Cioè, allora, i figli hanno un padre, hanno o no un padre i figli? E quindi sai, è il padre che deve occuparsene. Ma questo credo che sia, io penso che sia anche una mancanza di rispetto verso il padre. Cioè, perdonatemi, e poi concludo questo discorso. Penso che un uomo che entri nella vita di una donna che ha dei figli e che voglia fare il padre dei figli manca di rispetto al padre naturale. Perché cazzo, se c'è un padre naturale, lui deve prendere le decisioni dei figli suoi. Se un altro uomo cerca di prendere decisioni rispetto ai figli di un altro, manca di rispetto a quello, gli manca di rispetto. Perché che siano decisioni giuste o che siano decisioni sbagliate, è il padre naturale e la madre naturale che si devono mettere d'accordo. Infatti, la coppia genitoriale non deve mai finire. Può finire una coppia sentimentale, ma non può finire la coppia genitoriale. Quando voi vi separate e avete dei figli, no, come coppia genitoriale dovete andare avanti. La coppia genitoriale
deve funzionare, la coppia genitoriale deve sempre funzionare. Questo è il concetto fondamentale. Ci deve essere sempre una coppia, ci deve essere sempre una coppia genitoriale. Se un uomo entra nella decisione, diciamo, di prendere la decisione rispetto al padre naturale su quello che deve fare i figli, io se fossi il padre naturale mi incazzerei come una bestia. Cioè, se io fossi il padre naturale, mi incazzerei come una bestia. Se fossi il padre naturale e un altro uomo, il nuovo compagno, diciamo, della mia moglie, se avessi una moglie, e dicesse a me che cazzo devo fare con i miei figli, mi incazzerei come una bestia. Cioè, perché non deve permettersi assolutamente, no? Quindi, questo credo che sia il minimo, no, della cosa. Credo che sia il minimo, no? Credo che sia il minimo, no, questo. E anche per rispetto per il padre naturale. Diciamoci la verità. Allora, comunque, detto questo, poi è ovvio che se uno interagisce con una persona, se uno interagisce con una persona, diciamo, beh, se se ne fottono dei figli, non è che io devo subentrare, non è che uno, se se ne fotte dei figli, deve subentrare e fare, diciamo, la responsabilità è di chi li ha messi al mondo i figli, non è la responsabilità di chi ha messo al mondo i figli, non è dell'altra persona. Comunque, questo è un discorso, diciamo, è un discorso che complesso, che non c'entra niente, tra l'altro, con questa live, quindi voglio andare avanti, ma è per dire qualcosa. Quindi, questo, che cos'è questo concetto? Quindi, bisogna evitare dei malintesi, bisogna evitare di avere interpretazioni sbagliate. La comunicazione, noi, le donne, soffrono perché hanno dei malintesi e fanno scappare gli uomini perché spesso mettono vincoli logici, fanno scappare gli uomini perché spesso non sanno gestire i sentimenti, fanno scappare gli uomini perché non sanno gestire le emozioni e viceversa. Quindi devi imparare a dare i giusti stimoli, stimoli che, tra virgolette, stimoli... Quindi tu ti prenderesti una con figli? Allora, caro Pippoli, non c'entra. Se una con figli, ma che io non voglio... Allora, io non so, però in generale, se avessi una donna con figli, se avessi una donna con figli, se avessi una donna con figli in generale, non vorrei interagire, diciamo, nelle decisioni riguardanti i figli, punto. E non interagirei nelle decisioni riguardanti i figli, punto e basta. Cioè, non c'entra avere o non avere figli. È che non avrei in interagire, cioè non sarebbero una mia questione, insomma. Non sarebbe una mia questione, sarebbe una questione della donna e del suo ex marito, del padre dei figli. Sono loro che devono, come dire, gestirsi queste situazioni. Quindi, questo è il punto fondamentale. Quindi, comunque, tornando al discorso di prima, e poi chiudo perché sono andato un po' fuori tema e non c'entra niente questo col tema. Comunque, se voi volete far tornare un uomo con la coda tra le gambe, mi ricordo, cioè un po' deviato dalla comunicazione, se voi volete far entrare, far tornare un uomo, dovete presentarvi come donne indipendenti, di valore, femminili e che, diciamo, non bisognose. Queste sono le condizioni fondamentali. Se voi mettete in atto questi quattro punti, vedrete che lo farete pentire, lo farete tornare con la coda in mezzo alle gambe, per un semplice motivo, che lui temerà di perdervi a quel punto, temerà di fare un errore, quindi scatterà un meccanismo naturale negli esseri umani che si chiama meccanismo di pentimento. Il pentimento per rimpianto di non aver fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare. Bene, comunque mi fermo perché sono già andato avanti troppo.
Vi ricordo l'appuntamento delle 21, quindi non mancate.